Il maxi finanziamento di oltre 2 milioni di euro del MIUR per la realizzazione del secondo lotto della scuola media di Via Duca d'Aosta ad Alba Adriatica è stato revocato. Sono infatti decorsi i termini necessari al completamento dell'iter, spiazzando l'ente che contava di dare inizio anche al secondo lotto dei lavori. Il primo venne avviato dalla precedente amministrazione Piccioni, che ha acceso un mutuo in attesa di ottenere il finanziamento ministeriale. Non si può iniziare la demolizione dell'altra ala della scuola se prima non si finisce questa, perché dove li mettiamo i ragazzi? I tempi, tutto sommato, ci sarebbero stati. L'assessore all'edilizia scolastica Nicolino Colonnelli addebita la mancata assegnazione del finanziamento ai 17 mesi persi per il ricorso al TAR e al Consiglio di Stato da parte delle aziende escluse dall'appalto. Abbiamo anche tentato una carta, chiedere alla Regione di darci il nulla osta. Considerando l'intervento già fatto sulla scuola di Via Duca d'Aosta come usando i fondi praticamente del MIUR e successivamente il mutuo acceso dall'amministrazione Piccioni spostarlo invece sul resto della costruzione. Questo qui non ci è stato riconosciuto, per cui i 2 milioni e 100 rischiano di essere persi. Diciamo che sono persi, stiamo attivando tutte le procedure possibili, incontri in ministero per cercare di recuperarli. Come sarà possibile recuperare eventualmente il finanziamento o comunque come deciderete di andare avanti a questo punto per completare l'opera? E andare direttamente al Ministero e chiedere al Ministero appunto di riconoscerci questa somma, perché comunque la scuola la stiamo realizzando. Non è un finanziamento dato a una struttura che poi non è neanche partita. La scuola è già la realizzazione della scuola in itinere, tant'è vero che prevediamo di riaprire quest'ala già per l'inizio dell'anno prossimo, in modo che possiamo spostare i ragazzi sul nuovo edificio e iniziare la demolizione e ricostruzione dell'altra ala.